Ciao fan del gioco calcio e ben ritrovati in questo nuovo video. Nell'appuntamento odierno andiamo in Calabria, più precisamente a Crotone. Ma prima, come sempre, minchia ambare, sigla! Prima di iniziare, solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun nuovo video e seguitemi sui miei social, mi raccomando. Piccola novità, sono sbarcato anche su Twitch assieme a tanti amici. Se volete seguirci e seguirmi soprattutto, trovate tutti i link in descrizione. Il Football Club Crotone nasce nel 1910 come SS Crotona. Solo nel 1921 venne affiliata alla FIGC e partecipò ai primi tornei di calcio italiano. Il club fu rifondato nel 1945, dopo la guerra, assumendo il nome di US Crotone. La squadra fallì nel 1979 e venne rifondata con il nome di AS Crotone, che cambierà più volte denominazione fino all'esclusione dai ranghi della FIGC nel 1991. Per dare continuità al calcio crotonese, un'altra società cittadina, la AP Nuova Crotone MJ, che non sta per Michael Jordan, divenne la naturale continuazione della vecchia società. L'attuale denominazione fu assunta al termine della stagione 2000-2001 nel campionato di debutto in Serie B. Uno dei primi loghi conosciuti legati al club è quello dell'US Crotone, che semplicemente riprendeva il simbolo araldico della città. Nel 1986, in seguito al fallimento, il subentrante Croton Calcio utilizzò come logo un gagliardetto a tre punte a strisce rosso-blu contenente lo stemma della città. Nella stagione 97-98 lo stemma dell'FC Crotone, militante in Serie C, era uno squalo stilizzato di colore blu. A partire dalla stagione 99-2000 venne adottato un nuovo logo composto da uno scudo spagnolo palato di rosso e blu, quindi colori societari, recante nella parte centrale il tripode d'argento simbolo della città, attornato da due squali. Nella parte superiore il logo recava una banda blu con la denominazione societaria in giallo. Nel 2005 una piccola modifica viene apportata allo stesso logo, dove cambia semplicemente lo sfondo dove sono presenti il tripode e gli squali, diventa un giallo un pochettino più spento. Questo stemma venne sostituito nella stagione 2011-2012 da un più classico logo ovale palato di rosso e blu, decorato centralmente dal medesimo stemma sopra menzionato, con appunto il tripode e gli squali. La denominazione societaria viene iscritta sopra, in capo allo scudo, passa inoltre dal colore giallo a un più classico colore bianco. Arriviamo al momento delle piccole curiosità! Fin dalla fondazione il club adotta i colori sociali rosso e blu, presi dallo stemma araldico di Crotone. Nel 2010, anno di inizio della partnership con il fornitore Zeus Sport, sulle divise da gioco del Crotone sono presenti inserti che richiamano la simbologia della squadra e anche della storia della città. Fiorente, Colonia, Magno, Greca. Ne sono un esempio le tre lettere KRO ricamate in caratteri greci antichi. Greci arcaici. Una significativa parentesi nell'ambito dei colori sociali si ebbe nel biennio 1991-1993, allorché il ruolo di prima squadra cittadina fu ricoperto dalla Nuova Crotone, adottante le tinte giallo e nere. Il simbolo storico della società è lo squalo, da ciò ne consegue il soprannome assunto da calciatori e tifosi, ovvero squali. Altro soprannome legato alla squadra e ai propri tifosi è pitagorici, in onore di Pitagora, filosofo greco, che fondò
a Crotone, una scuola. Croton è stata fondata dai greci nel 710 avanti Cristo. L'eroe che fonda la città e le dà il nome era il figlio di Eaco, Croton, che fu ucciso per errore da Ercole, che là dove riposavano le sue spoglie fece sorgere una città in suo onore. Ed è anche per questo che la sigla del comune è KR, ovvero Croton. L'inno ufficiale della squadra è la canzone Ma il cielo è sempre più blu, il brano del noto cantante crotonese Rino Gaetano. Lo stadio è intitolato a Ezio Scida, ex mediano rossoblù, deceduto in seguito a un incidente il 19 gennaio 1946. Purtroppo, amici, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, secondo voi, qual è il logo più bello di quelli che vi ho portato oggi. E noi, come sempre, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!